Abbiamo cercato di capire se nel consumo alimentare in casa o fuori casa c'è già una forte presenza di quelli che possono essere così definiti come nuovi cibi, nuovi ingredienti, qualcuno anche un po' alla moda. E abbiamo indagato la presenza sia negli studenti che nei lavoratori di alcuni ingredienti. Beh, questa è la slide sugli studenti. C'è una forte presenza dell'uso delle spezie. Ci sembra che sia un elemento che è di moda nel consumo alimentare, spezie, dove la curcuma forse un po' fa da padrona e dove ci sono anche il curry, il cumino, il cardamomo, insomma un'abitudine un po' ad utilizzare le spezie anche per condire, insaporire. Credo che ci sia davvero una forte apertura nei confronti di questi ingredienti, apertura che si ritrova anche in altre tipologie di ingredienti, sicuramente lo zenzero che citavi poco fa. Quando esci a cena con una ragazza, se non conosci lo zenzero, se non metti lo zenzero nella discussione, stai a casa, sei out. Sei out. E certamente l'avocado è l'altro elemento che arricchisce un'insalata, e ancora couscous e quinoa sono... Couscous e quinoa, c'è l'applauso di tutte le amiche a casa che gli mandi il post. È strategia seduttiva anche la conoscenza. E anche i lavoratori sono fortemente interessati a questi ingredienti, qualcuno già ne fa un utilizzo piuttosto frequente, in media il 15-20% in funzione dell'ingrediente già utilizzano nelle ricette queste contaminazioni, alcuni lo fanno in maniera più saltuaria, ma credo che siano degli elementi, no, di interesse particolare, perché non tutti sono cibi della nostra tradizione, ma ormai ne fanno davvero parte. E le altre curiosità riguardano i superfood, che sono un po' gli ingredienti che in qualche modo arricchiscono moltissimi cibi, oppure diciamo vanno inseriti dentro alcune ricette. Beh, frutti rossi credo che sia un po' il trend, il mirtillo rosso da mettere dentro l'insalata credo che sia un po' la novità, no, dell'ultimo periodo. Dalle sfumature di grigio ai mirtilli rossi siamo passati, questo vuol dire che è un bel momento. E poi tutti i semi, anche i semi sono un elemento che ritorna dentro l'insalata, ricchissimo di moltissime proprietà, e chiaramente sono ancora questi ingredienti un po' in sottofondo nelle abitudini degli studenti, solo il 7-8% ne fa un consumo quotidiano o regolare, altrettanto riguarda percentuali riguardano i lavoratori. Forse il mirtillo rosso penso che sia l'elemento più dominante. Ma perché? Perché forse ancora non sono ben conosciuti, e quindi certamente ci vuole ancora un po' di così, esplorazione di questi ingredienti. Abbiamo fatto però in questa chart un confronto rispetto alle motivazioni del non diffuso consumo dei superfood, ed è uscita una cosa credo molto interessante, che conferma quello che dicevamo poco fa, che la motivazione di non consumo è legata alla non conoscenza, quindi non conosco e quindi non consumo, è più bassa tra chi con grande abitudine frequenta una ristorazione, un servizio di ristorazione aziendale. Questo significa e conferma, leggendo al contrario, che effettivamente il servizio di ristorazione aziendale consente di conoscere maggiormente nuovi ingredienti che forse, certo, a casa non sapresti nemmeno come usare, impari oltre alle caratteristiche nutrizionali di un prodotto anche a come usarlo.